Oh, buongiorno, buona Pasquetta a tutti, benvenuti al Locus Bar. Oggi dedichiamo la Pasquetta a Criminal, insomma, da Satana a Criminal, fondo il passo nel lungo. Arsène Lupin c'entra anche lui, perché Arsène Lupin comunque non è un efferato criminale come Criminal, anche se qui Criminal, insomma, è una fase in cui è diventato più giustiziere che criminale. Ora, ovviamente, sono tre numeri, ma io con la mia bacchetta magica riesco a farne tre numeri in uno, perché non ha molto senso, siccome la storia è unica, anche se venne diluita nel tempo, nel senso il triangolo di Soshi apparve il 27 marzo del 69, mentre gli altri due apparvero in sequenza, al di là del cielo, mi sembra, il 24-25 aprile del 69, perché c'erano stati altri due o tre numeri che avevano inframmezzato la storia, e il 201 mi sembra il primo maggio o il 2 maggio del 69 all'incirca. Faccio vedere copertina di corteggi, così controlliamo le date, ma insomma, su per giù si dovrebbe aver azzeccato. Ho le copertine di corteggi, che questa stupenda del Triangoli Social. Se avete l'originale, tenetelo. Bellissima, bellissima copertina. Bellissima anche il Dio del cielo, come crimine, una sorta di Prometeo che si scaglia contro i fulmini di Zeus, un po' satanico. E la nuova linea, proprio la fine di c'è, cioè, crimine, nel senso che corteggi in un certo senso in questo Criminal, che è una sorta di figurina di carta che viene. Corteggi forse anticipa un po' la fine che farà Criminal. Poi a un certo punto Corteggi abbandonerà, non subito, ma a un certo punto le copertine verranno sostituite da, cioè verrà sostituito da Max Boots, da Magnus, verso, perché poi Corteggi andrà, lavorerà anche per la Bonelli, insomma, andrà a fare altre cose. E peccato, perché non perché Magnus come copertinista non è Corteggi. Da verso metà del, vabbè, verso il 300, metà dei numeri del 350, 360, insomma, gli ultimi 50, 50, 60 numeri, le copertine farà Magnus, che pur essendo bravo, ma come copertinista non era all'altezza di Corteggi. Magnus li prendiamo, ma sono più, cioè Magnus come disegnatore è certamente superiore a Corteggi, ma come copertinista, nel senso della costruzione della copertina, dell'impostazione della copertina, vediamo queste qui, nel senso Corteggi. Ora, nell'Ira del Cielo, che non c'ha copertina, giustamente, Luigi aveva un'impostazione della copertina, che anche poi, perché lui le dipingeva a tempera, mentre Magnus faceva un lavoro un pochino più, anche perché Magnus era subissato di lavoro, quindi la colorazione delle copertine non era. Cioè, guardate questa. Cioè, vedere le edicole veramente un spettacolo. Non potevi non fermarti a guardarle. Quelle di Magnus sono carine, ma come, cioè, voglio dire, come disegnatore era più bravo lui, ma come copertinista era più bravo Corteggi. So che la cosa può sembrare strana, ma è così. Allora, questi sono i numeri che sono usciti in 3 settimane. Io faccio tutto insieme, appunto, con la mia penna magica. Anche oggi ci parlerò un po', perché è ovvio, sono tre in uno, e anche se la storia è unica, e io ne ho la edizioni, a questo punto 3 edizioni della stessa storia. Una è questa, beh, queste l'ho prese per la continuità della serie, quindi in realtà avrei potuto non prenderle, ma insomma, siccome faccio tutta la serie, mi sono ripresa anche queste, anche se dal punto di vista coloristico non è che sia. Ho questa qui, quella della Mondadori grande, e quindi non ho preso anche quell'altra, quindi questa storia ho in 3 numeri. Questa è un'edizione dell'83. La copertina della figlia di Magnus, Valentina Secchi, che non è che sia, cioè, come disegno, un disegno piuttosto, però va bene. Non, vabbè, siamo nell'83, quindi vabbè. All'epoca si era più di bocca buona, oggi ovviamente. Erano delle tante ristampe. Nell'83 c'era la Max Bunker Press, che aveva sostituito la Corno.
E c'è un'introduzione di Max Bunker che ovviamente fa un po' il punto della situazione su Criminal. E ovviamente Criminal, Magnus, Max Bunker l'ha più progettato come una storia più in fieri, mentre Diabolik ed Eva Canta sono un po' più monolitici, cioè non hanno grandi evoluzioni di storie, cioè sono sempre fidanzati, sono sposati, insomma, sono sempre coppia di fatto. Max Bunker ha creato una storia che si è dipanata per 200 numeri con vari incontri, scontri, cioè anche rapporti amorosi tra il triangolo e il quadrilatero. Il triangolo rimanda ovviamente a tante cose, la simbologia del triangolo dal lato emotivo. Notate, scusate, appunto, che il triangolo isoscele, la storia si conchiude in tre numeri, quindi ogni numero è un lato del triangolo, in certo senso. E dicevo, nella progressione della storia di Criminal, insomma, tutta la sua infanzia, che poi qui si riallaccia un po' alla sua infanzia, Criminal che ha scelto un sentiero sbagliato e quindi pagherà le conseguenze con la morte di Shantone e di Lola, anche se poi risorgeranno, come sempre nei fumetti. Però in questa fase Criminal a un certo punto pagherà tutto e se ne renderà conto perché sì, nel senso c'è la fase nel secondo numero, l'Ira del Cielo, che nel secondo numero verranno uccise appunto Lola e Shantone. Nel terzo numero abbiamo Criminal, queste scene che tutti noi ricordiamo in bianco e nero. Quello che è stato fatto lì col colore era un po' uno scempio, perché nel senso che queste sono le immagini originali del fumetto originale. Vedete come Magnus, cioè questo è in bianco e nero, questo non si può colorare, non c'è verso di colorarlo. Capisco che chi l'ha dovuto colorare, qui appunto Criminal dice che insomma, lui è nato, nel senso che ovviamente lui si è gettato nel crimine per una sorta di vendetta, eccetera, eccetera. Ma guardate le occhiaie, dice, queste ombre nere negli occhi. E ovviamente c'è un personaggio che è arrivato a una svolta fondamentale della sua vita in cui riprecipita nel caos primordiale, dal quale era faticosamente uscito, perché per esempio nel primo numero c'è un tentativo di Milton, cioè sono delle storie, una storia molto ben costruita. Nel primo numero, il triangolo isoscele, Milton lo vuole convincere a collaborare con lui, per far trionfare la legge. Infatti Criminal negli ultimi periodi era diventato giustiziere. Criminal rifiuta. Questo rifiuto poi scatenerà una serie di eventi che porteranno alla distruzione dell'isola di Moloch, la morte di Shantone e Lola, per cui non volontaria, ma certamente che poi riprecipita Criminal come ritorna come nei primi numeri, ritorna un giustiziere vendicativo, nel senso Criminal c'è una sorta di eterno ritorno in cui Criminal ritorna a quello che era nei primi numeri, nelle quali vendicava la morte del padre, della madre e della sorella. Ci sarebbe molto. Qui voglio far vedere una cosa, nel senso che ovviamente triangoli isoscele, una nuova linea. Qui alcune cose, insomma, sono. Alcune cose sono. Questa è una nuova linea, sì. Alcune cose non si possono vedere, cioè, per esempio, qui capite, vederle così, questa colorazione non ha senso, ma qualsiasi colorazione non ha senso. Questa macchia rossa, cioè il sangue, qui capite che non c'è verso, cioè, qui è tutto giocato sul bianco e nero. Questa macchia rossa non ha senso, perché il sangue è già la mia macchia nera, quindi questo è l'ematoma, nel senso qui, rosso, giallo, rosa, non so. Che vedevo lì? Guarda, che qui per esempio stava sto marchio di fabbrica, questi contorni rossi qui, boh, non lo so. Vabbè. Ritorniamo ai vecchi discorsi che ho già fatto, quindi se ci sarà una colorazione, se uscirà Satanic, mi raccomando. No, ma non è male, ma il problema è che, vedi, non si può colorare questa cosa, cioè non è colorabile, cioè non veramente, non è colorabile, non c'è verso, cioè vignette così non sono colorabili, cioè bianco e nero, cioè la silhouette non la puoi colorare,
Perché il verde e il blu le puoi sempre rendere rosso e giallo, ma il nero in se stesso non. Il nero in se stesso non, no, o lo sbianchi, non so cosa vuoi fare, ma nel senso che ora stavo cercando l'idea del cielo, no, la terza non è. Capite che questa l'hanno lasciata così, cioè non c'è vertice. Cioè, Max Magnus ha già fatto tutto, perché in questo bianco e nero ci sono tutti i contrasti di luce e ombra, non c'è bisogno di altro. Ho fatto questo appunto che secondo me andava fatto, anche perché ormai siamo quasi alla fine di questa serie, quindi io me la sono presi tutti, quindi insomma. Ma naturalmente qualche appunto va fatto anche dal punto di vista coloristico, e certamente la storia è quella delle meglio costruite. Tra l'altro si cita, io ho fatto un video, si cita appunto varie cose, c'è il matrimonio, in realtà, come ho già detto svariate volte, nel primo numero, che è il 196, si avverte Lola che una certa stanchezza del personaggio, e si capisce che insomma Lola sta per essere fatta fuori, perché nel primo numero il triangolo social viene rimproverata. Complimenti Lola, hai scelto proprio un luogo sicuro, perché te la prendi con me? Sei stato tu. E poi insomma c'è un litigio tra Lola e Crimina che viene interrotto. Poi Lola, se riesco a beccare Lola, tu non vai a scuola. C'è Crimina ha fatto costruire la tomba di Max, il figlio, nel secondo numero, scusate, la tomba di Max, il figlio di Lola e Criminal non la trovo, ovviamente. Da qualche parte ci sarà. Comunque, fidatevi, viene fatta così la tomba di Lola, di Max, quindi vedere Lola che sta sulla tomba di Max è già un presentimento, ovviamente, della morte di Lola. Se riuscissi a beccarla, ora. Ecco qui, vediamo le scene. Che già comunque nel primo numero è come se Lola si avviasse verso la morte, ricorda addirittura Brooklyn, l'isola dei morti, e anche Chanton che morirà. Tra l'altro c'è una sorta di ironia della sorte, morirà perché andrà a vedere un film che gli costerà la vita, che è Alan Ford con Peter O'Toole. Ovviamente questo film rimanda ovviamente alla uscita imminente di Alan Ford, che stava uscendo nelle edicole, quindi Max Bunker e Magnus e Max Bunker sono i registi, diciamo, di questo film. È stato un bel film quello di ieri sera, mi è piaciuto molto. Ma che bravi sono Magnus e Bunker! Ovviamente i registi sono due, perché il regista è stato uno, ma nei fumetti c'è un disegnatore, uno sceneggiatore. Quindi una serie di allusioni e pubblicità non tanto occulta, perché stava per uscire appunto Alan Ford, e quindi Max Bunker faceva pubblicità sulla testata, sull'ammiraglia che ovviamente doveva portare avanti cioè, che era ovviamente quella più famosa criminale, doveva fare un po' pubblicità Alan Ford, che però ci arrancherà un po' di tempo prima però la morte di Chanton è causata da Alan Ford, perché Chanton vuole, in un certo senso, vuole andare a vedere questo film. Viene riconosciuto dagli scagnozzi di Wollstone, che è uno dei protagonisti del Triangolo Social. Non vi faccio spoiler, ma nel senso che il Triangolo Social è una sorta di organizzazione segreta che ritorna dopo la sconfitta di Mister Y, e c'è un Anyone, che è questo personaggio americano. C'è un americano, un inglese e uno svedese, sembra una barzelletta, ma è così, che è un po' colui che tesse, cioè è one and one, rappresenta colui che è dietro il potere, cioè non ha un nome, ma è colui che sta dietro il potere, dietro le figure che appaiono di solito, mentre le figure. Lui ha il potere, mentre per esempio nel secondo numero appare il politico che caccerà Milton, perché Milton viene anche cacciato dalla polizia. C'è tutta una serie di colpi di scena che si susseguono. Milton viene cacciato dalla polizia e Bond prenderà il suo posto. Vediamo questo politico molto italiano, un aspetto molto andreottiano, onestamente.
e che si toglie le scarpe, insomma, nel suo ufficio, cioè questa caricatura del politico è fantastica. Sì, è un politico molto più italiano che inglese, e quindi per il lettore di quel tempo, insomma, il riferimento un po' a Andreotti, penso fosse chiaro, e che poi si mette la mano sul petto come Napoleone, sta un po' così. È una caricatura terrificante, ma lui non è il vero potere. Il potere è One and One che sta dietro e che muove le file, che è stato lui in realtà che ha deciso la defenestrazione di Milton. Milton si sposa con Gloria, mentre Criminal, cioè i buoni sono premiati e i cattivi vengono puniti, anche se poi le cose si complicheranno. Le due figure femminili in un certo senso vengono sacrificate perché Lola, in quanto nata come teenager, non so com'era, insomma, trasgressiva, tipo Lola rimandava Lolita di Nabokov, nel senso che il richiamo fosse abbastanza chiaro, ma nel momento in cui diventa donna di casa, che ha un figlio, eccetera, cioè, perde la sua caratteristica, e non c'è, cioè, la sua caratteristica prima, e non, che non viene sostituita da un'altra, cioè non c'è un'evoluzione di Lola da Lolita a qualche altra cosa. Morirà, nel senso, compagna di crimine, piuttosto un po' scialba nel momento in cui diventa compagna di crimine. Moglie, cioè l'unica cosa che fa Lola di solito nei numeri di crimine è prendere il sole in costume da bagno nella vita di Morlock, cioè, non è una grande funzione narrativa. E mentre Gloria, che anche lei poteva, con la morte di Lola poteva, però anche qui Milton si Milton, Magni Max Bunker là, il finale sarà con un Max Bunker, con un Milton, vi faccio spoiler, sbarbato, che ovviamente riprende, vive con Gloria in Australia, poi ritornerà a Londra perché insomma sentirà nostalgia, se non si può eliminare Milton, e diventerà addirittura agente, no, agente segreto, investigatore privato. Insomma, però c'è una sorta di evoluzione di questi personaggi che in tutto il ciclo narrativo di Criminal cambiano continuamente. Qui ci sarebbe mille cose da dire, ovviamente. Il triangolo, cioè, questa forse è uno dei capolavori del fumetto italiano del dopoguerra. Con i disegni di Magnus e guardate i disegni di Magnus in bianco e nero, se li potete godere, se no godetevi, insomma, con questi qui, che vi devo dire. Boh, non so che dirvi. Ovviamente sono i numeri 86, 87, 88, che io ho fatto tutti in un blocco. Qui, da qui in poi, secondo me, nasce un po' il tramonto di Criminal, perché probabilmente Max Bunker sta già pensando più a Marge. Oltretutto, il povero Magnus gli appioppa un'altra grana in più, perché ha considerato che se fate il calcolo dei numeri di Criminal d'ora in poi disegnati da Magnus sono veramente pochi. E infatti siamo quasi alla fine di questa serie, perché Criminal continua davvero dal 200 per altri 200 numeri, ma in realtà i numeri disegnati da Magnus diventano sempre più rarefatti. Infatti siamo al numero, no, in realtà c'è stato un altro numero che ancora non ho fatto, quello dopo la Pantera, e poi la Rampage. In realtà poi siamo quasi alla fine dei numeri, perché ovviamente Magnus doveva gestire Criminal, Satanic e Alanford. Quindi a un certo punto Criminal Satanic li abbandonerà, farà i primi, mi sembra, 60 numeri di Alanford, poi scoppierà perché non ce la farà più e abbandonerà la Corno e si dedicherà ad altre cose, ma questa, direbbe Jack London, è un'altra storia. Sperando di avervi annoiato, buon triangolo di socio.